Buonasera a tutti, bentrovati a Fabio di Sera. Saremo insieme per un'ora e mezza per chiacchierare di vari argomenti. Ne abbiamo scelti tre per questa sera. Quella che state vedendo al mio fianco è Manila Aiello, che ci accompagnerà in questo viaggio serale che faremo ogni mercoledì sera. Invece di qua c'è Peppe Accardo, che probabilmente Salve a conoscete, tutti, di buonasera. più perché lavora sempre con me e quindi stiamo Ti sempre seguo insieme. sempre, ormai ti seguo Diciamo sempre. che proprio oggi siamo insieme da stamattina alle Sì, otto. tre programmi E che tra oggi. qualche ora Ci torneremo rivediamo. ad essere insieme. Allora, noi abbiamo tre argomenti per ogni puntata. Andremo in onda il mercoledì sera fino a mezzanotte e mezza. Ci potete seguire sulle reti del gruppo Lunaset. Ci potete seguire in tutta Europa su www.lunaset.it. Se avete magari problemi col digitale terrestre, non sapete il canale, eccetera. Abbiamo i social aperti, vero Sì, Peppe? tutto aperto, la Confermami. pagina ufficiale del programma è Fabio di Sera appunto su Facebook. Abbiamo anche una mail attiva che è fabiodisera@lunaset.it. Abbiamo anche un telefono, possono anche chiamarci Sì. volendo, quindi 0823 099 Questi 675. sono poi tutti i contatti che compariranno in sovrimpressione, li vedo già in questo momento che stanno scorrendo. Chiamateci se avete voglia di intervenire su qualcuno degli argomenti che ascolterete. Abbiamo tre argomenti perché ci sono tre blocchi di circa 25 minuti l'uno. Chiacchiereremo ovviamente in allegria, come se voi dall'altra parte dell'apparecchio televisivo entraste in casa mia e veniste a bere una Insomma, cosa. Fabio di sera. Fabio di Fabio di sera, sera, Fabio scritto di tutto sera. attaccato. A casa di Fabio di sera, Bravo, insomma, sì. se ci volete cercare su Facebook, Fabio di sera, scritto tutto attaccato. Ovviamente abbiamo degli ospiti perché insomma poi casa mia è sempre piena di gente, grazie a Dio, perché siamo persone che amano ricevere e questa sera ho voluto degli amici che insomma per la prima puntata della trasmissione abbiamo prima di tutto la dottoressa Rosaria Raspanti, che io non chiamerò dottoressa per No, tutto il tempo della assolutamente, mi trasmissione offende. perché ci conosciamo da quei 30, quanti sono? Adesso quanti anni hai? No, no, adesso ci conosciamo da parecchio tempo. Lei è una psicoterapeuta della quale, come dire, del cui modus operandi parleremo tra pochissimo. Lui è Mario Pellegrino, che è l'uomo che lei ha avuto la sfortuna di incontrare tanto tempo fa e che ha sposato anche, perché non c'è limite all'orrore, purtroppo. E no, ragazzi, sono storie. Hanno fatto tra l'altro anche dei bellissimi figli. Beh, dove c'è gusto, dici tu. Dove c'è Non ci gusto non sta c'è niente. Lo dici perdenza, tu, si dice a poi sì. Napoli. Esattamente. Poi lui invece è Francesco Pirozzi, che è un attore che lavora con me su Radio Marte La Mattina in Fuoco, ma è un attore che oltre a lavorare con me fa tante altre cose in teatro. E lui Antonio Daddio, che su questa rete è abbastanza di casa perché lo vedete spesso il martedì sera in compagnia di Rita Russo nel suo salotto, che saluto, ciao Rita perché so che ci stai guardando, ma anche in altre situazioni, Sì. insomma, qui sulle reti del gruppo Lunaset è sempre molto presente. Allora, parliamo prima un po' dei nostri ospiti, prima di introdurre il primo argomento della serata, anche perché il primo di questi argomenti, come dire, immagino che molti di voi la sera si mettono su internet, si mettono a chattare su Facebook, su Twitter, sui social. Anche magari su siti un po' piccanti, ma di quelli parleremo dopo la mezzanotte, ovviamente, insomma, stanno lì a giocare, a chattare, eccetera. E quindi noi il primo degli argomenti che utilizzeremo questa sera per chiacchierare insieme è proprio l'insonnia da computer, l'insonnia da social network, le persone che passano le nottate intere sui computer a chattare, a conoscere persone, e chi c'è dall'altra parte, è una persona vera, è un fake, quella foto appartiene ad una persona realmente esistente, come ci possiamo difendere, come possiamo Pare difendere i nostri figli, che Peppe, anche. mediamente dormiamo di meno da quando c'è il social network. Tu Dormiamo, avevi delle sì, statistiche, mi pare che avevi. dall'Ansa.it una notizia: Sì. prima dormivamo dalle 8 alle 10 ore, invece adesso 7 ore, non di più. Non più di 7 ore Passiamo il per stare su tempo su Facebook. Facebook, sì. Se alzi un pochino, vedi, li stanno inquadrando i Sì, fogli. eccolo Se li qua. alzi. Ma guardare, allora, un attimo, per quelli che fanno il nostro lavoro, magari anche guardare la posta, non lo so, rispondere magari a qualche spettatore, barra ascoltatore. Ma anche per guardare un po' i fatti degli altri, ti dico la verità. C'è l'inciuccio telematico, Sì, questa è c'è. la verità, Sì, perché poi alla fine si anche. perdono ore di sonno per fare l'inciuccio Si telematico. comincia Sì, così, si comincia anche. per lavoro, per curiosità e poi si finisce a fare gli inciuci su Facebook. Assolutamente. Se siete tra quelli che passano le nottate su Facebook e ci volete dire la vostra, potete chiamare, scrivere, c'è tutto che scorre. Antonio, parlavo con te l'altro giorno al Sì. telefono quando ci siamo confrontati sui. Mi resti un Sì, po' un po' d'acqua, d'acqua. Peppe, per favore. Quando ci siamo confrontati sui temi che avremmo affrontato questa sera, E io e tu, parto. lui insegna in un liceo e quindi tu mi dicevi, ragazzi, la mattina vengono rincoglioniti, non si Rimbambiti, può dire ancora. diciamo, Finora rimbambiti. rimbambiti, ecco, Rimbambiti. Sì, perfetto. io devo subito partire parlandone Grazie. male di questi social network, ma soprattutto non tanto dei social network, ma dell'uso che ne fanno, perché appunto io insegno in un liceo e ho il triennio, quindi ragazzi che vanno dai 16 ai 18 anni, e
e di Mattia che è forse un po', no, il momento più complicato, sì, nella, sì, nella, sì. Proprio nella fase adolescenziale. Non siamo più nell'età evolutiva, vero dottoressa? No, no, no. Siamo nell'adolescenza. Siamo nell'adolescenza. L'età evolutiva, che età si ferma? A 12 anni. Esatto. 12 anni, vedi. Quante cose hai imparato, ti ha insegnato tua moglie durante questi anni? No, sono anche un neuropsicologista dell'età evolutiva. Ormai sì, ma se nasci come uomo rurale, capisci? Cioè, lei ti ha prelevato in maniera molto bucolica e ha fatto di te un medico. E quanti anni? 12, l'età evolutiva, e poi comincia l'adolescenza. E quindi tu di mattina vai alle 8:15 che vuoi fare una bella lezione di latino o di greco e li vedi tutti assonnati. Anche tu che alle 8:15 vuoi fare le lezioni di latino e greco ammetterai. Ma scusa, no, ma quello è l'orario, scusa. Io mi rendo anche conto, da Dio, però abbi pazienza, anche tu che l'8:15 mattina, poveri ragazzi. Infatti, dopo l'appello si fa greco. Capirai con la fiatella zuppa di latte a quell'ora, ancora un po' rintronati dal fatto che non hanno, anche perché... Io lo dico sempre, anche quando faccio gli spettacoli, per stare sveglio col cervello alle 8 di mattina e capire le lezioni non solo di Daddio ma anche degli altri professori, ti devi svegliare almeno 3 ore e mezza prima, ti renderai conto che... E allora che uno che si sveglia 5:15... Una sorta di riscaldamento mentale. Hai capito? Ma scusami, devi alzarti dal letto, devi far colazione, devi vestirti, ti devi mettere i libri in cartella, controllare se hai fatto tutti i compiti, scendere da casa, andare sotto scuola, fare 2 chiacchiere con gli amici perché la socialità è importante, sì. Ci vogliono 3 ore, 3 ore e mezza. E quindi immagino se si devono alzare alle 5 per venire alle 8 a scuola, vanno a dormire alle 3 perché... E non è, beh, 2 ore sarebbe il riposino pomeridiano, no? La normale dormita di una persona che insomma deve recuperare. Già dorme poco perché i social network ti impegnano. È quello il discorso. E anche una distrazione, non nelle ore scolastiche, perché si possono collegare sempre. Ma veramente sarebbe vietato. Sicuramente. Loro, però. Che soglia di tolleranza c'è? Loro nel cambio dell'ora qualche trasgressione la fanno, e durante l'ora proprio no. Perché appunto c'è proprio la sospensione media, cioè, sono controllati, ci scrivono a noi, lo so, la mattina ci scrivono, come no? Lo so. Infatti dico sempre ai miei alunni, guardate, non scrivete nelle mie ore, perché se qualcuno controlla dice nell'ora di Daddio, questi scrivono su Facebook. Beppe, io conduciamo un programma radiofonico la mattina alle 8 su Radio Marte e arrivano tantissimi messaggi dalle classi, cosa che noi non incoraggiamo, ma arrivano, sì, lo so. Ma basta uscire un attimo dalla classe, andare in bagno, chiedere al professore di andare in bagno. Ma sotto al banco, scrive. Ma che c'è proprio? Ma anche nell'ora è impossibile controllarli. No, controllarli. Allora, se loro stanno in classe e fai lezione, sì, ma se o vanno in bagno, certo, no, o vanno in palestra a fare educazione fisica, o nel cambio dell'ora, o capita che qualche insegnante viene e è assente, quindi si dividono per classi, allora in quel caso là, il controllo non è proprio. Peppe aveva fatto un'altra ricerca su internet, Peppe, sì, che riguardava. O avevi letto. Quanti iscritti, dici? Sì, no, quella che riguardava la patologia di insonnia da social network. È da studiare proprio. È diventata una dipendenza proprio vera e propria, e pare che sia come il gioco d'azzardo, quindi da curare, sicuro in tanti modi, sicuro innanzitutto facendo un questionario composto da 80 domande. Se a queste 80 domande risulta che sei veramente attaccato a internet, ai social, significa che anche le punte attaccate. Sì, sei anche attaccato in questo modo. Ben intese come... E poi si può curare con il gruppo di supporto. Leggevo. Eccola lì, e lì arriva lei, col gruppo di supporto arriva la dottoressa Rassanti. Un attimo che adesso... Insomma, questo gruppo di supporto pare che aiuti in qualche modo, non so adesso come funziona perché non c'è scritto, magari qualche informazione. Dottoressa, come può aiutare Rosaria un gruppo di supporto ad una dipendenza così violenta da computer? Ora noi ovviamente ne chiacchiereremo in maniera leggera e col sorriso sulle labbra, ma può essere allora, un problema. Se parliamo di età adolescenziale, no? Quello che mi veniva prima da dire anche al professore, che io penso anche ai miei figli, cioè voglio dire, in relazione proprio a quello che dicevamo prima, no? Queste 3 di notte, cioè i genitori dove sono? Ah, beh, questo devi chiederlo a loro. Ma perché credo che una cosa fondamentale sia proprio la regola, credo che oggi sia un po'... demodé proprio, no, avere regole. Sì, ho capito, per cui... però se tu per esempio stai dormendo e perché sei sfinita dopo una giornata di lavoro, capito, ma i tuoi figli lui c'ha l'iPad, pronto sotto le lenzuola, la connessione è una puntata di mano sotto le lenzuola, sta chattando, oppure il cellulare perché non c'è nemmeno necessità di un grande mezzo, stai lì col cellulare sotto le lenzuola e chatti, tu come fai? Dici, sì, genitore, ma ci vuole, no, ci vuole, ho capito, un tempo, che ci vuole, io credo, ma... ci voglia un tempo e una regola, che voglio dire, il genitore poi certo non è che può andare sotto le coperte, sotto le lenzuola col figlio, però insomma può dare anche una, perché c'ha già il suo stop. Bel grande affare con la propria metà sotto le lenzuola, no, può dare uno stop. Io credo che manchi proprio nella nostra epoca proprio la regola in generale, la regola rispetto a non adesso certo, solo, certo, ma in generale rispetto a tante cose, no, perché non c'è
più l'autorevolezza. Ma tu gruppi di supporto per guarire da allora il gruppo di supporto, certo, allora il gruppo, io utilizzo un metodo. Aspetta, che allora spieghiamo sì. Però ai nostri telespettatori, perché se noi parliamo di cose che conosciamo perché ci conosciamo da sì. tanti anni, magari loro no. Allora, loro fanno, allora lei nasce come psicologa dell'età evolutiva, dopodiché poi il suo lavoro si è evoluto. Sì, perché io mi sono specializzata con un metodo che si chiama appunto psicodrammatico. Psicodramma, ecco. Psicodramma, e questo metodo è un metodo che si avvale dello strumento teatrale per cercare poi di far venire fuori appunto nelle problematiche di ogni persona. Cos'è lo psicodramma? Cioè, che cosa consiste? Se io lo devo spiegare proprio all'uomo della strada, consiste cos'è? In una terapia di gruppo appunto fatta con le persone, dove le emozioni vengono praticamente messe in scena, come se fosse tanti attori, come se ognuno di noi mettesse in scena i propri fantasmi, le proprie paure, le proprie ansie, le proprie fobie, no? Tutti i propri problemi, e soprattutto nella relazione con l'altro io mi posso confrontare, per cui se io ho un problema ho attenzione al microfono quando ti te lo dico perché ce l'hai Voglio dire, se io ho un problema nella relazione con l'altro mi posso confrontare anche in maniera costruttiva, certo. Rassicurandomi anche rispetto a quello che penso sia solo un problema esclusivamente mio, no? Perché molto spesso gli adolescenti di gruppi di lavoro su questo infatti li faccio e come Proprio sulla dipendenza da internet, in genere sono gruppi eterogenei, cioè nel senso che non è solo un gruppo omogeneo dove tutti hanno lo stesso tipo di problema, ma dove due tre persone possono avere un tipo quindi di... Accardo, puoi andare dalla dottoressa a fare la terapia per non so a che ora, però, perché siamo un po' impegnati noi ultimamente abbastanza sì, e lì bisogna spegnere il cellulare, non ce la fa. Guarda, è quello, dottoressa, date come sto. Guarda, io ce l'ho acceso anche in trasmissione. Quindi per tre ore il cellulare sta spento, non c'è dipendenza. La cosa che più mi stupisce, no, dottoressa, io mi occupo anche di laboratori teatrali con i ragazzi, quindi dei progetti scolastici dove si utilizza la forma del teatro come strumento educativo. E mi è capitato molto spesso che anche dei ragazzi più piccoli, cioè parliamo di quinta elementare, parliamo di scuola media, certo, soprattutto quinta elementare, cellulare in classe. Ma sì, ma lì c'ha ragione lei, però, perché se il bambino di 11 anni c'è il cellulare, gliel'hanno comprato, a meno che non andata a fare. Io credo che sia ancora più drammatico, che no? La questione è alle 8 del mattino, la lezione di greco, magari parliamo di ragazzi del triennio, quindi parliamo di ragazzi più grandi, ma quando invece un bambino che ha passato la notte su Facebook, veramente allora i genitori dove stanno? È veramente una crisi profonda della famiglia. Puoi dire quello che vuoi. Sembrerà un paradosso, chiedo anche il supporto della dottoressa, ma in effetti Facebook si pensa che crea più amici, invece si è più soli, perché si creano queste amicizie virtuali che poi non sono reali. Ad esempio i miei ragazzi, ragazzi, non generalizziamo neanche, cioè non demonizziamo il mezzo, perché secondo me è sempre l'utilizzo che ne fai. A me è capitato, me l'hanno raccontato, che degli alunni di classi parallele e di fronte proprio nella nostra scuola, di pomeriggio su Facebook sono molto amici, a scuola non si salutano perché non si conoscono. È un'amicizia virtuale. Lo dice anche la stampa di oggi. Che la cosa dice? Di Twitter dice che molti amici virtuali sono più in reale. Il 50% non frequentano gli amici con quali scrivono sulla chat, quindi rispetto alla relazione. Sì, cioè è complicato avere a che fare con la difficoltà di entrare in relazione veramente. Anche gli amori, pare. Io però adesso frequentando i giovani, andando nei locali, parlando con loro, anche alla radio, eccetera, sento poi di coppie però che si sono formate. Peppe, l'altro giorno parlavamo con un'ascoltatrice che ci diceva che il suo fidanzato l'aveva trovato su Facebook. Sì, quando l'altro giorno in radio. Il gancio, tanti auguri che abbiamo fatto. Non mi ricordo se era uno scherzo, se erano. Insomma, si sono fidanzati. Si sono fidanzati e stavano insieme da parecchio tempo. Ma spesso capita che noi. Dove siamo anche conosciuti? A me capita di conoscere delle persone che avevo visto su Facebook e poi io avevo cercato di conoscerle. Una persona che poi tu hai visto su Facebook. Insomma, un conto è... sono nate delle relazioni. Dottoressa, non mi faccia essere però la statistica le bocce. Adesso non posso. A me a volte capita che qualcuno ti fa la richiesta di amicizia credendo di esserti veramente amico. A volte ti chiama, ti scrive dicendo: ma tu ti ricordi di me? No. E perché non mi accetti? Perché mi faccio mai visto, insomma.
perché dovrei accettare. Ma tu che invece tutte le mattine su Facebook pubblicizzi il tuo Pirozzi pensiero, com'è sta roba? Vabbè, Fabio, me la spieghi sta storia? No, vabbè, no Fabio, questa è una... Com'è l'acronimo? No, è PPT, è PPT, cioè Pirozzi pensiero tardi, insomma, è una... credo che Facebook sia un momento molto simpatico per poter... non so, no, però io brindo con i favori, scusate, sì, non ci sta il calice per me. Salvo, non vi a prendere il calice, per favore, grazie. No, per, è colpa mia, perché avevo detto all'assistente di studio 6, invece eravamo in 7, non mi ero contato. Io non mi faccio specie. No, ma beh, ma va benissimo il bicchiere di plastica per l'acqua, perché il brindisi bisogna farlo col vetro. Scusa, no, ti ho interrotto. Ti dicevo Fabio, no, in effetti io me su Facebook non piace molto chattare, a volte mi dà proprio enormemente fastidio, no? Magari c'hai da fare, accendi Facebook così per controllare e c'è chi pirvi 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 come stai, ma io non sei andata tanto di, ma che te l'hai salito. Grazie. E quindi capita molto spesso che ti dovrei dare retta adesso, però Facebook è stato è un'opportunità per poter dire delle cose, per poter parlare di determinati argomenti, e quindi mi piace mettere il sì, no, ma parliamo pensiero. Di questo Pirozzi pensiero, no, è il Pirozzi pensiero time. Pirozzi pensiero, prendi i fogli, dove stanno, no, ecco, i fogli qua, dove le portato, ma che allora per esempio stamattina, sì. Allora un esempio, sì. Allora tu ti svegli al mattino, sì, sì. Alle Eh no, mi sveglio tipo alle 7. Se devi venire a fare fuoco almeno alle 7, perché alle 8 siamo in diretta su Radio Marche. Detto questo, tu vai, la prima cosa che fai. Cioè tu apri gli occhi. Vado a caffè. Va bene, tutto. Mentre prendi il caffè accendi il portatile. Lo metti in cucina così come sta e immaginiamo per esempio, che ne so, ecco, 16 ottobre 2010. Sì. Va bene? Compleanno di mio fratello. Che cosa? Ieri? Sì, ieri. Ok. Allora dice, c'era stata la questione di, come si chiama, Cleopatra, che sarebbe il tifone che non è arrivato, ringraziando a Dio è rimasto dov'era. Allora dice, piglia la sabbia, chiudi il fenestro, accorta la nonna, accorta la zia, accorta la cane, che se ne vanno via, ammainate le vele. Duate i panni a foro, oggi non è cosa, non mandate il creatudascio. Non mandate i bambini a scuola. Ai ai ai, dice mio fratello, pure l'uragano doveva essere donna. Aspetta mezz'ora, aspetta un'ora, aspetta 2 o 3 ore, niente da fare, Cleopatra ci avvisa. Ecco, buona giornata a tutti, e che il vento vi soffi in poppa. Poi chiaramente... In realtà diventiamo tutti autori, no? No, in qualche assolutamente, modo. Assolutamente. Che poi dici Antonio? Diventiamo tutti sì. Autori. Poi dice il PPT è una sciocchezza quotidiana. Che resto PPT? Pirozzi pensiero. Ah, ragazzi, io non sono preparato. Il PPT è una sciocchezza quotidiana, ma onesta, niente da dire. Cleopatra non è venuto, considerando l'efficacia di questa regione, meglio così. Assolutamente, assolutamente. E poi chiaramente, ecco, buon compleanno a mio fratello, tanti auguri di buon compleanno. Che glieli facciamo con un po' di ritardo a Valerio, chiaramente. E poi c'è uno, poi c'è stato quello del matrimonio di mia sorella. Vabbè, se quello faccio sentire. Sì, se non è lunghissimo, sì. No, quello del matrimonio di mia sorella, insomma... Sono 12 pagine, no. Sì, scritta a tua sorella. Insomma Fabio, mi arriva un messaggio per te, che... sul telefonino. Come sul mio telefono? Scusate un attimo, mi devo alzare. Come, proprio così, sul come mio... stai bello? E questo è Simioli che ha scritto come, no, stai bello. Come stai bello. Ah, è vero, è vero, no, è Vincenzo. Ah, grazie Vincenzo. Ecco perché non li trovavi. Guarda qua, quella è quella che trovo. Pirozzi, ti stimo. Ecco perché non li trovavi. Che anche Manila è bella. Questa è la bella scoperta della. Dobbiamo, male, c'è no? Gente da salutare, sì. Sulla pagina di Facebook di Fabio Di Sera, scritto tutto attaccato, stiamo parlando proprio di Facebook in questo momento e di social network. Se andate su Facebook trovate la pagina Fabio Di Sera, cliccando mi piace, come sapete che si deve fare, potete interagire con i contenuti della pagina e di conseguenza, visto che siamo in diretta, anche con la trasmissione. In particolare Luigi Laprano, sì. Che ci dà un terno. 8 il programma del mattino, 16 quello del pomeriggio, 23, e questa è la radio. La radio. Sì. 23 il TV, programma la della sera, sera. Fabio Di Sera. 8, 16 e 23. Sì, che neanche a farla apposta, tra l'altro, è il titolo di una commedia. Tu tra qualche giorno, domani? Domani, sì. Tu domani vai in scena con Casillo. È il titolo di una commedia che io ho fatto tanti anni fa con la buonanima della meravigliosa Bianca Sollazzo. E si intitolava proprio così, 8, 16 e 23. Con Beh, Rosario Ferro, Arnolfo Petri. Ragazzi, domani è giovedì. Se
Adesso per chi ci sta guardando in replica magari è tardi, però noi è un segno comunque. Questo 8, 16 e 23 sinceramente mi sembrerebbe il caso di andarlo a giocare. Provati. Sì. Saluto anche Giuseppe Vastante, complimenti ancora a Manila e anche Marica. Sei licenziata, sappi, ormai si parla solo di te. Che a me hai fatto mettere il gilet. Ti cacciamo subito. Eh beh, certo. Certo. Le gambe da fuori. Peppe, dai, a caldo. Ti volevi mettere tu con le gambe da fuori. Non era una bellissima scena averti te con le gambe da fuori. Tra l'altro, quindi, è possibile comunque guarire, per tirare le somme, è possibile guarire con una psicoterapia adatta da questa dipendenza da internet. Non va sottovalutata, ne parliamo col sorriso, però bisogna ricordare che è una dipendenza vera e propria, che non va sottovalutata, che è molto pericolosa e che i genitori e la scuola devono sempre vigilare sui figli che si connettono ad internet, perché essendo la rete appunto una rete non si sa mai in che cosa si va ad imbattersi. In più il social network in qualche modo, correggetemi se sbaglio, favorisce la possibilità di nascondere la propria vera identità, perché finché non ci si vede in una cam, non ci si sente al telefono, dall'altra parte ci può essere proprio l'anonimato, quindi magari uno come me, 6 su 10 nascondono la propria identità. Questa è una statistica, è una statistica che nel nord Europa sono molto più attenti a essere sinceri, mentre invece al sud diciamo siamo un po' così come al solito. In particolare il Nord Africa 8 su 10 sono finti. Siamo i soliti bugiardi, come dire. Detto questo, io sarei anche però per non demonizzare il mezzo, nel senso che ritengo che comunque una certa socialità si possa comunque sviluppare, anche sana in qualche modo, e che certe amicizie si possano anche coltivare. Dopodiché è evidente che la propria pagina Facebook, magari a delle persone come noi che si occupano di spettacolo, serve anche per promozionare le proprie attività. Ecco, come rispetto a questo, no, io credo che poi veramente una domanda che bisogna porsi realmente è quello del perché poi questi ragazzi hanno tanto bisogno di rifugiarsi in questa rete. È assolutamente la domanda base, perché ci sono dei vuoti vuoto istituzionali, familiari, vuoti, sentimentali, vuoti d'amore, perché non hanno dei rispetto al bisogno. Sì. Non hanno dei momenti. Quanti matrimoni anche sono falliti la comunicazione per tradimenti. Una ragazzina. Abbiamo parlato di questo, si è molto sviluppato su questo tema l'argomento. Praticamente lei ha detto: io mi sono svegliata alle 11 perché sono andata a letto molto tardi. Ma perché vai a letto molto tardi? Perché ho visto un film finale 2 di notte, prima ho chattato e poi ho parlato al telefono e poi ho parlato ancora al telefono. Ho detto, ma cioè perché? Perché io mi sento sola. Perché io mi sento vuota, perché io non ho la possibilità di comunicare con mia madre, e questo non ho la possibilità di comunicare con mio questo padre. Questo poi diventa un problema grave che si può risolvere anche insieme, Rosaria, nel senso in una terapia si può risolvere insieme. Assolutamente, madre, anche con familiare, no? Chiaramente. Coinvolgendo tra anche poco, tra l'altro, le parliamo persone. Di famiglia. A proposito di madre e figlia, partiamo. sembra un po' una marchetta. Insomma, parleremo del mio libro di cui Rosaria ha scritto la prefazione, e parleremo di rapporti familiari. Tra poco tra parleremo fratelli, di rapporti, in particolare di rapporti tra fratelli. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, state con Fabio Di Sera. Tra poco.